L'interrogazione nasce dal fatto che ormai è evidente la volontà dell'amministrazione comunale di Rimini alla privatizzazione, all'esternalizzazione dei servizi all'infanzia, degli asili, nonostante le numerose preoccupazioni emerse sia dai genitori sia anche dalle sigle sindacali. Quindi noi vorremmo capire come la Regione intenda agire, perché una situazione del genere non si ripercuota poi su tutto il territorio regionale, e in che misura voglia andare a rassicurare i genitori sulla qualità dei servizi e sul giusto percorso educativo che devono avere i bambini della nostra regione, come intenda tutelare i lavoratori, confrontandosi anche, cercando di capire qual è il confronto con le sigle sindacali, per evitare appunto che si arrivi a un'esternalizzazione selvaggia di quelli che sono servizi che per noi devono rimanere prettamente pubblici. Sì, gentile consigliera Sensoli, la Regione Emilia-Romagna, attraverso la legge regionale 1 del 2000 e successive direttive, ha promosso la realizzazione di un sistema integrato pubblico-privato nell'ambito dei servizi educativi per la prima infanzia. Come lei sa, questa scelta è confermata anche in quello che attualmente il progetto di legge regionale all'esame delle commissioni assembleari. In particolare, se prendiamo l'articolo 5 della legge regionale 1 del 2000, stabilisce che i servizi educativi possono essere gestiti in 5 modalità: dai comuni in forma associata, da altri soggetti pubblici, da soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 19 convenzionati con i comuni, da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedure di evidenza pubblica e da soggetti privati autorizzati al funzionamento. Indipendentemente quindi dalla forma di gestione, tutti i servizi educativi per la prima infanzia devono essere dotati però degli stessi requisiti strutturali e funzionali relativi all'autorizzazione al funzionamento: spazi idonei e qualificati, titoli di studio uniformi per gli educatori di tutti i servizi, formazione di servizio per tutti gli operatori, rapporto numerici educatori bambini, eccetera, eccetera. I servizi pubblici e quelli accreditati devono altresì essere forniti dei requisiti per l'accreditamento, che richiede elementi aggiuntivi ai fini della qualità, che saranno oggetto di una prossima direttiva, ad esempio elementi e dettagli sul progetto pedagogico, coordinatore pedagogico, strumenti di autovalutazione di servizio e adeguato numero di ore formazione. I comuni, quindi, nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, possono scegliere le forme di gestione dei servizi educativi di cui loro sono titolari, fermi restando, indipendentemente dalla tipologia di gestione prescelta, il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. Sulle scelte di gestione, quindi, degli enti locali, come il comune che lei cita, quello di Rimini, la Regione non può e non interviene direttamente. Agli stessi comuni compete inoltre la verifica sia del rispetto del capitolato d'appalto, in quanto sostanzione appaltante, sia ai sensi della normativa regionale, la vigilanza e il controllo sui servizi. Per quanto riguarda invece le azioni concrete per promuovere la qualità dei servizi, siano essi pubblici o privati, la Regione danno e sostiene in materia sistematica due livelli di formazione a livello territoriale. Il primo, il coordinamento pedagogico territoriale, dove si definiscono le tematiche di interesse comune e di autorità sulle quali indirizzare la riflessione con i servizi, e il secondo, iniziative formative rivolte agli operatori, educatori, collaboratori e ausiliari, che trattano temi inerenti al fabbisogno formativo espresso dai servizi, attraverso modalità di formazione congiunta pubblico-privato. E la qualità sia del personale che dei servizi in Emilia-Romagna è da sempre molto elevato, come testimoniano numerosissime ricerche svolte sul tema, nonché il livello di soddisfazione sui servizi espresso dagli utenti. Per quanto riguarda invece gli aspetti più propriamente inerenti ai contratti collettivi di lavoro, è bene sottolineare con forza, non sono in nessun modo di competenza ovvio regionale, pur essendo assolutamente auspicabile un progressivo avvicinamento dei contratti per quanto riguarda orari di lavoro e retribuzioni. Presidente, qualche spunto preso dalla sua risposta. Cita bene il sottosegretario quando dice sistema integrato dei servizi. Il problema è che pare che la volontà politica delle amministrazioni comunali gestite dal Partito Democratico e dalla stessa Regione sia quella in realtà di andare a creare un sistema che non sia integrato, ma dove il privato vada a prevalere sul pubblico. Già oggi siamo a un quarto dei posti dei nostri asili dati in gestione diretta o per servizio esternalizzato alle cooperative sociali, e qui sorge il problema relativo ai lavoratori,
Sappiamo benissimo che le tutele dei lavoratori purtroppo nelle cooperative sociali sono molto inferiori rispetto a quelle degli stessi lavoratori e degli stessi operatori nel settore pubblico, le ore di formazione sono inferiori, tant'è che appunto anche tutte le sigle sindacali, anche quelle maggiori, hanno contestato questo tipo di scelta, specialmente nel riminese, dove abbiamo un'amministrazione e un assessore alla scuola che o mente sapendo di mentire oppure è totalmente ignorante in materia, perché andare a raccontare ai genitori che per colpa della legislazione nazionale l'amministrazione pubblica non si può permettere nuove assunzioni quando la legge di stabilità del 2016 prevede proprio un piano triennale di assunzioni straordinarie, vuol dire prendere in giro i cittadini. E questo non ce lo possiamo permettere, perché qui si parla dei nostri bambini, si parla del futuro della nostra regione e oggi anche appunto il progetto di legge che è in discussione prevede di eliminare proprio i parametri che lei ha citato, cioè l'autovalutazione per l'accreditamento dei servizi diventa una deregolamentazione in mano totalmente alla Giunta, che non sapremo cosa vorrà fare, probabilmente coadiuvare questo tipo di politica. Il rapporto operatori-bambini nel nuovo progetto di legge verrà eliminato, altro parametro che rischia di andare a inficiare la qualità del servizio. Quindi, secondo noi, è vero che la Regione probabilmente non può intervenire direttamente sulle scelte dei comuni, ma sicuramente può dare delle linee di indirizzo che, a parer nostro, dovrebbero prendere la direzione opposta di quella che è stata intrapresa oggi. Grazie.